troviamo nel comune di Cannara e precisamente nella zona di Piandarca. Qui con me ci sono due persone illustri che adesso ci spiegheranno naturalmente la storia di questo posto legata ovviamente a San Francesco. E vi presento il professor Ottaviano Turrioni. Buonasera. Buonasera. Ecco, noi ci troviamo in questo luogo che si chiama Piandarca, un toponimo che noi incontriamo già a partire dal 1300 attraverso documenti che variamente lo scrivono: Planum Arche, Piandarca, Piandarco, ma insomma per dire che è antichissimo. E qui, secondo una tradizione consolidata e secondo anche tanti scrittori di ogni tempo, io direi tutti gli scrittori, qui è avvenuto il celebre episodio della predica di San Francesco agli uccelli. Come è nato questo episodio? Secondo le fonti, a un certo punto, dopo la sua conversione, San Francesco ha una illuminazione di scendere, cioè dall'eremitaggio dove si trovava nella boscaglia del Monte Subasio, e iniziare la predicazione nel mondo, la predicazione del Vangelo. Quindi, mi scusi professore, San Francesco in questo luogo ci è arrivato dal Monte Subasio? Sì, da Assisi, dalla terra di Assisi, dalla boscaglia, ecco. Ok, perfetto. E senza considerare dove andasse, prende con sé due compagni, frate Angelo e fra Masseo, e dice loro: andiamo in nome di Dio, senza prendere bastone, bisaccia, niente, così, illuminati e speranzosi nella provvidenza. Il primo castello che incontrano è quello di Cannario, Cannarium in latino, e qui si mette a predicare alla gente che accorre, perché già Francesco era noto ai fedeli, era noto per la sua rinuncia che aveva fatto ai beni del padre, era una figura insomma già allora carismatica. La gente esce per sentirlo parlare. Allora, secondo i Fioretti, lui si mette a parlare, ma ci sono le rondini che garriscono troppo, alle quali dice: ora tacete, sorelle rondini, avete parlato troppo, adesso tocca a me. E inizia la predicazione, che è una predicazione così coinvolgente e avvincente che al termine la maggior parte dei presenti decide di seguirlo, di abbandonare le loro case e di scegliere e di seguire la via che Francesco indicava. Ma di fronte a questo fenomeno il santo non può che rispondere: non ve lo consento, non è possibile, non abbiate fretta e io penserò a quello che dovrete fare per salute dell'anime vostre. Da lì l'idea subito di istituire un terzo ordine, cioè l'ordine per i laici, per le persone sposate e non, giovani e non, che vivono in famiglia, quindi che appartengono al secolo. Quindi lei sostiene che il terzo ordine appunto sia stato creato praticamente qui e non a Firenze, come c'è anche questa possibilità? Ma, beh, c'è questa duplice interpretazione in effetti. Però è da tutti riconosciuto che qui a Cannara ha avuto l'idea di istituire il terzo ordine. Che poi lo abbia fatto a Firenze o a Poggibonsi, magari a Firenze quando scrive il Memoriale Propositi del 1221, è possibile, ma è semmai la codificazione di qualcosa che è già avvenuto, e cioè l'aver concepito l'idea di fondare l'ordine per i laici. Questa l'ha concepita a Cannara
e su questo tutti gli studiosi sono d'accordo. Ma questo luogo qui come è stato identificato praticamente? Questo luogo è stato tramandato dalla tradizione, di secolo in secolo, di padre in figlio, e sempre una pietra era collocata qui davanti in mezzo al campo per ricordare anche il punto della... E sarebbe quella pietra? No, perché la pietra di cui parliamo è l'ultima pietra, perché ogni tanto nei secoli veniva asportata, portata via, perché le genti a quel tempo concepivano la religione come il possesso di qualcosa di importante, di grande, certo. Del tipo una reliquia di un santo, un e quindi elemento, praticamente la portavano via. E la portavano via. E così accadeva per le pietre che nei secoli la gente di Cannara riposizionava. L'ultima è stata portata via a metà degli anni 50 del Novecento. È stata portata via... Nel dopoguerra subito. Del dopoguerra, ma abbiamo testimoni oculari che lo confermano, perché hanno visto chi la portava via e a quel punto... Non c'era più niente che indicasse il luogo questo della luogo. Predica agli uccelli. Sono passati diversi decenni finché con la Proloco abbiamo deciso di far posizionare un masso pesante che nessuno se non con una ruspa potrebbe portare via, ed è questo qui davanti. Ci possiamo avvicinare? Certo. Questo masso è stato intanto donato dalla famiglia Carpenacci e poi è stato scolpito dal professor Burattini dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia e da una sua allieva, Jelena Panikovic, se non sbaglio il cognome. Polacca? Come? Di dov'è questa Jelena Panikovic? Russa, polacca? No, non lo so, è dell'est europeo, potrebbe essere russa, però non lo so. E questa è stata posta qui nel 2004. Mi avvicina un attimo. Se riesce a vedere, c'è un volo di ali, l'impronta dei piedi e il luogo della predica agli uccelli. Poi che cosa è accaduto? Che nel 2010 abbiamo partecipato al concorso del Fondo Ambiente Italiano Vota il tuo luogo del cuore, e attraverso la raccolta di migliaia e migliaia di firme siamo riusciti a presentare questo luogo naturalistico, al punto che alla fine 23.000 sono state le firme raccolte. Ne abbiamo raccolte anche fuori dell'Umbria, soprattutto ad Assisi, nella piazza della Basilica, e questo ci ha permesso di classificarci al decimo posto in tutta Italia su 22.000 luoghi concorrenti, quindi è stato un bel successo. Ci credo. E a quel punto con il FAI si è iniziato un progetto di valorizzazione che consiste nella identificazione di un percorso ciclo pedonale che parte dal Bosco di San Francesco sotto la Basilica di San Francesco d'Assisi e che poi scende e arriva fino a Pian d'Arca, con delle indicazioni precise, con tanto di QR code, in modo che avvicinando il telefonino si possa sapere dove ci troviamo, quanto tempo manca e un po' di storia, ecco. Questo è un progetto che sta per essere concluso. Noi speriamo che, se le condizioni della salute generale ce lo permetteranno, in primavera per la processione a Pian d'Arca che si fa ogni anno, 5 domeniche dopo la Pasqua, si possa procedere alla inaugurazione di questo progetto con il FAI. Ma no, noi abbiamo poi individuato un secondo progetto, d'accordo sempre con il comune. Ah, quindi ora scopriamo un'altra novità praticamente. Sì, il secondo progetto è anche molto più interessante perché si svilupperà
in questa area qui vicina, adiacente quasi a noi, che è dove è stato già realizzato il Tau più grande del mondo. Ah, infatti ho visto le fotografie. Che misura 60 metri per 40. E lì abbiamo iniziato... È vicino a quelle case là? No, è questi alberelli, questi sì. due se ne vedono adesso, sì. Due alberelli qui in direzione. Sì, sì, sì. Lì. Abbiamo il progetto consiste nel posizionamento di una statua di San Francesco in bronzo e di un altare in pietra scolpita con delle panche intorno, fatte con materiale non deteriorabile, in modo da dare, insomma, ecco, da costituire un santuario all'aperto. Un santuario all'aperto che potrà essere luogo di meditazione, di riposo. In mezzo a una natura, stasera non è che si veda bene, ma quando purtroppo c'è la nebbia. C'è la nebbia, ma quando c'è il sole, quando è sereno, il paesaggio è bellissimo. Ah, me lo immagino. Perché possiamo volgere lo sguardo a 360 gradi e cominciare a vedere il Subasio, il Monte Subasio con Assisi, Perugia, le colline di Collemancio, le propaggini dei Monti Martani, Monte Falco, Foligno e Spoleto, c'è una visione veramente ampia. È bellissimo questo posto, è veramente magico, un silenzio che veramente fa riflettere. Il Tour di San Francesco in moto è arrivato fino a qui anche grazie al signor Scaloni Mario. Grazie. Che ecco qua. Voglio dargli un attimo la parola anche a lui, perché naturalmente mi ha rintracciato attraverso internet, cercando naturalmente qualcosa di San Francesco. Sì. E quindi ha trovato il sito Sfida Contro, e dove naturalmente faccio capo io. E quindi il Tour di San Francesco oggi, 31 ottobre 2020, è arrivato qui. Vuole aggiungere qualcosa, signor Scaloni? Sì, intanto la ringrazio per essere venuto a Canara a trovarci. Come ho fatto a rintracciare questo vostro sito? Tra i tanti siti che girano, specialmente nei tour motociclistici, ho trovato il vostro, che è molto interessante, in quanto diciamo, avvicina un po' l'arte a quella che è l'essenza dei motori, se vogliamo, no? Esatto. Ho visto dei video, ho visto dei film, poi ci siamo sentiti. Sentiti, sì. No, io credo che lei poteva essere interessato, perché poi... Sì, sono interessato perché voglio... un argomento francescano che lei poi è esperto. Esperto no, non però, sono diciamo, esperto, io sono motociclista. Sì, però sta seguendo, diciamo, già degli itinerari nella Toscana, nell'Umbria. Sì, 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 sì. Di conseguenza sì. Non è che, diciamo, è un argomento che è nuovo per lei. No, assolutamente. Sono circa 3 anni che sto viaggiando, perché questo tour parte naturalmente da Verna e per arrivare ad Assisi, ma tocca ben 5 regioni e sono oltre 1130 km di percorso con oltre 60 tappe. Questa praticamente è la 61esima, perché non la conoscevo. Infatti vi chiedo, ma i pellegrini qui arrivano? Sì, oggi, diciamo, a distanza di 5-6 anni specialmente, durante l'estate passano tantissimi pellegrini, sia a piedi che in bicicletta. Quindi è già conosciuto, sì, anche sì, nel percorso purtroppo, dei cammini, esatto, di Francesco. Purtroppo non è conosciuto molto a livello di guide nazionali e anche regionali, e anche in questo senso ci siamo un momentino mossi e notizie ci danno come se oggi potesse essere già inserito in un percorso nazionale, tra i percorsi francescani dell'Umbria, ma anche a livello nazionale. Bene, io ho la conoscenza personale con il presidente di un'associazione ai cammini di Francesco in Toscana, che è il presidente Giovanni Tricca, il dottor Giovanni Tricca.
che praticamente è riuscito a far finanziare, proprio ieri l'altro c'è stato un articolo nella Nazione, che la comunità europea ha riconosciuto naturalmente i cammini di Francesco e quindi ha dato, mi sembra, circa 2 milioni di sovvenzionamenti naturalmente per questo progetto. Quindi io ne parlerò sicuramente con lui e vedrò di portarlo anche in questo luogo qui, perché non credo che lui sia a conoscenza di questo posto qui, o quantomeno penso che non ci sia mai venuto, e quindi cercherò di organizzare un altro incontro insieme a voi, così faremo sicuramente un pochino più di pubblicità. Come sapete, io faccio una piccola rubrica di turismo immersivo su Radio Mugello, quindi dalla parte, diciamo, di Firenze il Mugello è molto ascoltata. E siamo già andati in onda, vi ho menzionato, e ora praticamente lunedì riparlerò un'altra volta, perché finalmente sono riuscito ad arrivare a parlare con voi e nella zona. Quindi adesso avremo anche un video e poi ci saranno delle sorprese, delle novità dal punto di vista televisivo, ma mi riservo naturalmente di fare molta pubblicità un po' per scaramanzia, però c'è questo progetto, appunto, che questo cammino di San Francesco diventi veramente un progetto televisivo, e quindi questo qui sarà una tappa sicuramente importante in questo tour. Io, bene, c'è il dottor Turrioni, mi dica. Questa è la brochure che noi abbiamo elaborato per diffondere non solo in Italia, addirittura nel mondo, nelle fraternità dell'ordine francescano secolare di ogni nazione, diffondere il progetto che stiamo cercando di realizzare, che si intitola Francesco a Pian d'Arca. È il progetto di cui parlavo prima, e cioè la creazione di una statua in bronzo da collocare in questa area meditativa. Sì. E qui abbiamo spiegato che cos'è questo luogo, il sogno che tutti noi abbiamo di poter realizzare il progetto, la statua e il suo artista che è Antonio De Paoli di Pavia. Poi qui dietro abbiamo ricordato l'episodio della predica agli uccelli. Ecco, e questo noi cerchiamo di diffonderlo nella speranza che ci sia anche un piccolo aiuto da parte di chi è sensibile a un progetto del genere. Basta andare sul sito www.francescoapiandarca.it. Tutto. Perfetto. Attaccato. Francescoapiandarca.it. Lei, professore, mi risulta che ha qualche libro pubblicato. Sì, sì, perché è nata questa idea diverso tempo fa, quando sentivo dire che la predica agli uccelli era stata fatta all'eremo delle carceri, che l'istituzione del Terzo Ordine parte da Firenze o da Poggi Bonzi. Allora io mi sono detto, ma tutta la tradizione che noi abbiamo qui a Cannara è fondata o è un'invenzione? E così mi sono messo a studiare nelle biblioteche i testi antichi, gli autori di ogni tempo che hanno parlato di Pian d'Arca come luogo della predica agli uccelli e di Cannara come luogo della ideazione del Terzo Ordine. Questo è come si chiama dirlo. Questo libro? Il libro che ho pubblicato si intitola Cannara, la nascita del Terzo Ordine e la predica di San Francesco agli uccelli. Dove lo possiamo trovare? La nascita, dico. Non dico l'istituzione, la nascita, perché la nascita, è vero, è qui a Cannara. Si può trovare nelle librerie? Si può trovare nella libreria di Santa Maria degli Angeli, della Basilica di Santa Maria degli Angeli qui in Assisi. Oppure se qualcuno scrive a lei, lei prende impegno di mandarglielo. Assolutamente, certo. Ci può dire un suo recapito di posta elettronica? Sì, sì. 8tour@libero.it.
Perfetto, questa email risponderà il dottor Ottaviano Turrioni, qui da Pian d'Arca praticamente è quasi buio, c'è veramente un clima bellissimo, io però devo rientrare, sono in moto e quindi vi salutiamo, io Davide Mosconi, il professor Grazie. Turrioni Grazie. E il signor Mario Scaloni. Scaloni. Grazie della sua disponibilità, dell'impegno che ha messo anche in una serata ormai quasi proprio che volge. Ma è penso caratteristico anche di San Francesco. D'accordo. Grazie mille.